con un nuovo video. Oggi sarà un video tutorial. Ora, come ben vedete, sono struccata e sarà in collaborazione con Angela del canale NG Makeup 95. Ovviamente troverete tutti quanti i suoi link giù nell'info box. Vi consiglio di farci un giro perché comunque è un canale molto carino, fa dei tutorial, delle challenge, spazia tra parecchie cose. E oggi insieme abbiamo deciso di creare un makeup da sera. Io ho deciso di usare la mia nuovissimissima palettina di Essence, che è la All About Roses, ed è questa palettina qui, eccola, che è veramente molto molto bella. E me l'ha regalata proprio ieri il mio ragazzo, e quindi la proverò con voi. E come voglio provare con voi anche il nuovo correttore che sempre mi hanno portato ieri. Dovete sapere che ero influenzata e mi hanno portato i regalini mamma e il mio ragazzo. Questo nuovo correttore di Essence, il Pure Nude. Quindi sono super curiosa. E niente, ragazzi, io vi lascio il tutorial, spero che vi piaccia. E in tal caso, come sempre, lasciate un bel pollice in su e iniziamo subito. Inizio applicando su tutta quanta la palpebra il primer di Too Faced, che ormai sapete che è in assoluto il mio preferito. Sistemo le sopracciglia con la matita della Benecos. Inizio applicando con questo pennello della Essence nella piaga dell'occhio questo tortora leggermente rosato e vado così a delineare tutta la piaga dell'occhio. Adesso con un pennello piatto vado ad applicare questo color malva rosato shimmer, veramente molto molto bello, e lo applico su tutta quanta la palpebra. Adesso vado ad intensificare usando questo viola shimmer dai riflessi rosa, che una volta sfumato, come vedete, prende un colore molto particolare perché sembra un grigio marrone, molto molto strano, con delle pearlescenze comunque rosate. Adesso vado a fare un mix del tortora chiaro e del marrone più scuro per intensificare la piega dell'occhio. Prendo il primo colore, che è un colore shimmer e molto luminoso, e lo applico appunto come punto luce. Mentre con il colore chiaro opaco vado ad illuminare l'arcata sopraccigliare. Adesso vado a creare un soft smoky anche sotto la rima inferiore. Vado a creare una riga di eyeliner con questo eyeliner in gel di Wycon, che è veramente molto bello ed è di questo viola super intenso. Nella rima interna vado ad applicare questo matitone rosa chiarissimo, che sembra quasi bianco, che va così a illuminare lo sguardo e anche ad ingrandire l'occhio. Utilizzo questa combo che sono il Maybelline Ciglia Sensazionali e le fibre della Glam Stripes, che vi ho mostrato già nell'altro video. La base e utilizzo il fondotinta della Q-Studio nella tonalità 02 e lo vado a stendere con una spugnetta.
Utilizzo una combo di correttori che è il Pure Nude di Catrice, di Essence, scusate, e il liquid camouflage di Catrice per andare a coprire le occhiaie e le piccole imperfezioni. Vado a fissare il tutto con la cipria traslucida di Lauren Brooke. Come blush decido di utilizzare questo ombretto di Neve Cosmetics, che è di questo colore bellissimo, un viola, è molto molto particolare ed è il mio blush davvero preferito per l'autunno. Come illuminante metto lo stesso che ho messo nell'angolo interno dell'occhio, quindi sempre preso dalla palettina. Infine, come rossetto utilizzo il mio amato Pantarei, che è veramente un colore eccezionale che sta bene praticamente con ogni look, secondo me. Questo qui è il look completo, io spero che vi piaccia e vi ricordo di andare a vedere anche il look di Angela che trovate giù nell'info box. Fatemi sapere se vi piace questo make-up e ci vediamo al prossimo video. Ciao!